Non ci sono le condizioni per accettare, dopo il no di Luca Cordero di Montezemolo all'offerta del governo di guidare il comitato promotore per la candidatura di Roma per i Giochi Olimpici del 2020, arriva il sì da parte di Mario Pescante, ex presidente del CONI, che ha accettato l'incarico di presidente del comitato organizzatore per la candidatura di Roma. La nomina è stata ufficializzata ieri dopo una riunione che si è svolta a Palazzo Chigi con il sindaco di Roma Gianni Alemanno, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta ed il presidente del CONI Gianni Petrucci. Resta solo da completare l'organigramma del comitato stesso, che sarà presentato in settimana dal sindaco Alemanno nel corso degli stati generali della città. I buchi internazionali si sono scatenati e la capitale sta tra i primi posti. La quota per Roma Città Olimpica si è già abbassata da 8,58. Secondo i pronostici, la città favorita per l'organizzazione è Tokyo, proposta a 5, seguita da Busan in Corea a 7,50. Dopo si passa a Roma, tra le altre candidate Madrid è bancata a 10, con Dubai quotata a 12 e Minneapolis a 15.